120 anni fa l'avvio della spedizione italiana al polo nord del Duca degli Abruzzi, Luigi Amedeo di Savoia, un'impresa che fece parlare il mondo intero. Sentiamo Adriano Montibuzzetti. Uomo delle inquietudini e dell'avventura, Luigi di Savoia, uno degli ultimi irregolari del Novecento, romantico e romanzesco, di lui si occupò anche Salgari, già a 6 anni mozzo nella Regia Marina, l'esploratore reale snobbava la coronata mondanità del suo rango per concedersi alternativamente al mare e alla montagna. 2 circumnavigazioni del globo, primo uomo al mondo a espugnare il monte Sant'Elia in Alaska, nel 1899 il temerario Duca degli Abruzzi si fa infine sedurre da quell'artico che mezzo secolo prima aveva inghiottito la spedizione inglese Franklin, una tragedia che adesso è un'acclamata serie TV. Con la baleniera Stella Polare salpa il 12 giugno da Oslo con 20 uomini. Il Nord reclama un pesante tributo. 3 uomini della spedizione muoiono, il Duca perde 2 dita per congelamento. Il polo non viene raggiunto, ma un record mondiale sì. Quel tricolore piantato sul PAC sarà per anni ciò che di umano gli è più vicino. Dimenticata da tutti, la bandiera è a Roma, nel piccolo museo dell'arte sanitaria, con altri cimeli della spedizione. Questa bandiera è pervenuta al nostro museo grazie alla donazione dell'ufficiale medico Pietro Achille Cavalli Molinelli al professor Giovanni Carbonelli, che è uno dei fondatori del nostro museo. E Luigi di Savoia, fama mondiale ovviamente, ma diventare una figurina non era per lui. Morì in Africa, lontano in tutti i sensi dal fascismo e da quelle che chiamava le ipocrisie degli uomini civilizzati.